Se dovessi descrivere in tre parole la tua passione per il Nei Chi Kung. Vita, basta una. Buongiorno a tutti, sono Stefano, come molti ho iniziato le pratiche marziali da bambino, avevo circa 15 anni, ho iniziato nel 92 e con il Kung Fu. Dal 2005 sono riuscito a trovare per fortuna il Nei Chi Kung, una pratica interna energetica. Il Nei Chi Kung è di fatto lo studio e l'accrescimento dell'energia interna che ognuno di noi ha di fatto dentro di sé. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare dei maestri cinesi che hanno delle capacità particolari e siamo riusciti grazie a loro a sviluppare un percorso che ci porta poi di fatto a stare bene fisicamente, mentalmente. Di fatto la pratica costante del Nei Chi Kung, oltre a benefici di accrescimento energetico e quindi riequilibrare il nostro organismo, è un fortissimo antistress. Il nostro programma è fatto da 6 livelli di base più 6 livelli avanzati. Impariamo a gestire il nostro corpo, le nostre energie interne e a veicolarle verso l'esterno. E ogni volta una scoperta nuova, e ogni volta sempre un qualcosa di eccezionale, non solo per noi ma anche le persone che si avvicinano. Ciao ragazzi, abbiamo finito adesso da poco con Maestro Vecchiarello il primo livello dei 12 per quanto riguarda il Nei Chi Kung del Maestro Valente. Siamo partiti con una prima forma molto fisica per andare comunque già a lavorare su una componente energetica per quanto riguarda la pulizia dei meridiani. Il percorso comunque è ancora lungo, pian piano vedremo di amplificare tutte le componenti più sottili in modo da differenziarci un pochino dalle solite scuole che lavorano molto su una fascia somatica ma andare a vedere più una fascia interna. L'esperienza è stata molto interessante, finalmente dopo 30 anni di arti marziali siamo riusciti a vedere un qualcosa che lavora in una maniera un po' fuori dai soliti schemi. Che dire, provare. Allora, oggi io ho fatto invece la seconda parte del seminario, avevo già fatto il primo livello alcuni mesi fa, era stata un'esperienza molto valida, molto entusiasmante, per cui ho deciso di continuare. Oggi siamo passati ad una parte leggermente meno fisica, abbiamo lavorato maggiormente sulla respirazione e sull'attivazione degli organi interni. Adesso andiamo avanti sui prossimi livelli, come ci ha spiegato il maestro, man mano che andiamo avanti avrà sempre un pochino meno importanza la componente fisica che continueremo ad allenare con la forma studiata appunto al primo seminario, e andiamo avanti sempre di più a lavorare sulla componente energetica e di visualizzazione. Esperienza ottima che consiglio a tutti, ovviamente il lavoro deve essere fatto qui per apprendere le forme, occorre fare molto lavoro a casa per praticarle, per renderle veramente pro, per renderle veramente interiorizzarle. Grazie. Una persona gigante. Soprattutto non ha un grande ego, è una persona molto, come dire, c'ha una consapevolezza, però senza chissà quale vanto. No? Chissà. È la vita, è il sogno di una vita. Grazie mille. Grazie a voi.